proprio dietro l'angolo nella nostra città, Bing un bel picnic preparerà. Gnom, gnom, gnom. Va bene, adesso abbiamo una coperta? Sì. I sandwich? Sì. Le bibite? Sì. I biscotti? Sì. Le mutandine? Sì. Perfetto, allora abbiamo tutto quello che ci serve. Siamo pronti? Sì. Bene. Andiamo a fare un picnic! Oh. Sta piovendo! Sì, sta piovendo. E adesso che cosa facciamo? Possiamo prendere ombrello. Ombrello, ma anche con uno molto grande non sarebbe un bel picnic. Possiamo ripararci sotto un albero. Bing, piove troppo per fare un picnic nel parco. Avevamo preparato tutto. Pazienza, Bing. Faremo un picnic un'altra volta quando tornerà il sole. Ma io voglio fare un picnic adesso. Lo so. Forza, tiriamo fuori le cose dal carrellino. Ok. La coperta. Sì. I sandwich. Sì. Le bibite. Sì. I biscotti. Sì. E le mutandine. Già. Ecco fatto. Guarda, Flop, è un picnic nella nostra cucina. Sì, hai proprio ragione. Coraggio, Flop, possiamo fare un picnic nella nostra cucina adesso. Certo. Tieni, Bing. Potremmo portare i nostri sandwich al parco e fare lì un picnic, se ti va. Sì, andiamo a fare un picnic! Allora, di che cosa abbiamo bisogno? Le bibite! È vero! Aspetta un momento. È questa! Andate nel carrellino, bibite! Gnom, gnom, gnom! E che cosa ci serve adesso? I biscotti! Abbiamo dimenticato i biscotti! Questa qui! Oh! Ottima scelta, Bing! Che cosa manca? Flop! Guarda quello là! Esatto! Tu vai dentro il carrellino, coperta! Perfetto, allora abbiamo tutto quello che ci serve! Ehi, aspetta un momento, Flop! Abbiamo dimenticato le mutandine! È vero! Là! Andate dentro al carrellino, mutandine! Bene, andiamo a fare un picnic! Sono spariti i grumi? Sì, ma bisogna mettere più latte! Più latte e poi velocità massima! Dov'è la mia carota? Carota! Allora, Bing, che si fa adesso? Velocità massima! Sei pronto? Certo, e tu sei pronto? Pronto! Vai! Dov'è la mia carota? Banana! Dov'è la mia carota? Banana! Carota! Frulli alla mia carota! Frulli alla tua carota? Rivoglio la mia carota! Oh! Frulli ha preso la tua carota! Svuotalo! Rivoglio subito la mia carota! Però non credo ritornerà. Perché? Perché la banana, il latte e la tua carota sono tutti mischiati insieme ora, vedi? Beh, separali di nuovo! No, non posso, Bing. Guarda qua. Frulli ha fatto uno squisito frullato di banana e carote. Provalo, Bing. Com'è? Buonissimo.
Molto bene, piccolo Bing. Un frullato è una cosa da bambini. Io adoro i frullati! Palla! Teniamola con noi. E dove? Possiamo costruirle una casa. Sì, una casetta per rane. Oh, questa può essere la sua casetta. Fa piano, Bing. Ecco qua! Perché non ci entra, Flop? Aspetta, diamole un po' di tempo. Forse non le piace una casetta a catino, Bing. Oh. Ah, le piace! Oh. Fate piano. Sembra contenta, Flop. È la mia ranocchietta. No, l'ho trovata anch'io. Possiamo tenerla, Flop? Beh, dipende da lei. Rimarrà se le piacerà stare lì dentro. Oh, ma è un catino. Dobbiamo renderlo accogliente. Già, accogliente per la ranocchietta. Di che cosa avrà bisogno? Di mangiare! Certo, portiamole il pranzo! Aspetta lì, ranocchietta! Formaggio! Le rane non mangiano il formaggio! Beh, allora le piacerà l'uva! Ranocchietta, ti porto un po' d'uva! Ehi! Hai preso la mia uva! Oh, ti prego, posso darle un po' della tua uva, Sula? Ah. D'accordo, ma può averne solo due chicchi. E io le darò una foglia di insalata. Ma non sta mangiando niente. Forse ha bisogno di bere. Un po' di latte. Uva, insalata e latte. Tu pensi che le piacciono? Non lo so. I nostri bisconigli purtroppo si sono bruciati. Non abbiamo sentito il pulcino avvertirci che erano pronti. Pulcino, non ci hai avvertito che erano pronti. Sei stato molto cattivo. Io penso che il pulcino ci abbia avvertiti, Bing. Ma non abbiamo sentito. Ma i bisconigli stanno bene. Oh. Mi spiace, non stanno affatto bene, Bing. Non somigliano per niente ai bisconigli della foto. Oh, sono tutti bruciati. Non si possono mangiare. Non possiamo mangiarli, Flop. Non direi. Così bruciati sono cattivi, Bing. Ma avremmo dovuto decorarli come quelli della foto. Si sono raffreddati? Sì. Beh, il mio lo decoro lo stesso. Ecco, credo che il mio bisconiglio sia più felice se non lo mangio. Ciao, sono la tua amica Zinzerina. Piacere di conoscerti. Sembra davvero felice, anche se è un po' bruciacchiata. Mi chiedo come stiano gli altri bisconigli. Guarda, Flop, il mio bisconiglio è felice. Io non farò... Non ho intenzione di mangiarlo. Sì, infatti sembra molto felice. Il tuo è felice, Flop. Sì, anche lui lo è. Sì. Ehi, facciamo anche il viso di Charlie sul suo bisconiglio. Oh, questo è facile. È proprio Charlie. Non preoccupatevi, bisconigli. Non vi mangeremo. Potete giocare con noi. Ciao, bisconiglio Charlie. Vuoi giocare? Ciao, Bing! Ciao, Charlie! Ciao, Flop! Ciao, sono Charlie! Oh, qualcuno mi cambia il pannolino! Guarda, Flop! Charlie si sta divertendo! Molto bene, piccolo Bing! Bisconigli, non vi mangeremo. Potete giocare con noi. È il tuo succo. Aspettate, no, no. Oh, quello non è il mio. Ecco il tuo, Bing. Io non voglio questo. Credo che questo sia mio.
quello è il Avete mio! Avete confuso tutto! E questo è il tuo cestino del pranzo? No, questo è il mio! Quello è il mio cestino del pranzo! Sopra c'è l'immagine di Happy TV! C'è anche sul mio! È una coppia! Bando! Quello è il mio cestino del pranzo! No! Ehi! Che cos'è tutta questa confusione? Che c'è, Bingo? Bando ha preso il mio cestino del pranzo e non vuole ridarmelo! Non è vero! Questo è il mio cestino! Sei sicuro che Pando abbia il tuo, Bing? Sì! Beh, a me sembrano identici! In quale cestino del pranzo c'erano le carote? In quello! In questo! A chi di voi piacciono le carote? A me! Io adoro le carote! Allora quello è il tuo, Bing, e quell'altro è il tuo, Pando! Oh, il mio cestino del pranzo! E ora? Siamo sicuri che ognuno abbia il suo? Che ne pensi, Bing? Il mio non rischia di essere scambiato perché ci ha attaccato degli adesivi! Oh, possiamo avere degli adesivi? Sì! Posso prenderli, Amma? Certo! Eccoli qua! Oh, grazie, Sula! Allora, chi di voi vuole un adesivo? Oh, io! Posso avere un razzo, per favore? Certo! Bing, tu quale adesivo scegli? Scegli un razzo! No, sarà meglio scegliere qualcosa di diverso, così si distinguerà dal tuo. Oh, una rana! Cra, 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 cra. Pronto al decollo! Cra, 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 cra. Pronto al decollo! Possiamo avere degli adesivi? Sì, certo! Posso avere un razzo, per favore? Oh, una rana! Pronto al decollo! E ora? Siamo sicuri che ognuno abbia il suo? Questo parlare di cibo fa brontolare il mio stomaco! Ho fame! Ah, allora, chi è pronto? Per il pranzo? In quale cestino del pranzo c'erano le carote? Oh! Pomodori! Oh, io! Io! Lo sandwich al pomodoro? Tocca a me! A chi di voi piacciono le carote? Questo non è mio! A me! Io adoro le carote! Ben fatto, Pando! E buon per te, piccolo Bing! Ho finito il mio succo! Finito! Anch'io! Riuscite a far fischiare i cartoni dei succhi di frutta molto bene! Paget riesce a fischiare senza il cartone del succo! Come riesci a farlo, Paget? Oh, prima si mettono le labbra in fuori, così. Poi si prende un bel respiro e si soffia molto delicatamente. Riprovate. Le labbra in fuori, un bel respiro e soffiate. È difficile. Sì, hai ragione. Per fischiare bisogna allenarsi. Tu ci riesci, Flop. Oh, è vero, Bing. Ma non bene come Paget. Lei ha davvero un talento nel fischiare. Cos'è un talento? Il talento è l'abilità di fare qualcosa in modo speciale. Il talento di Paget è fischiare. Finito il mio succo! Proprio dietro l'angolo, nella nostra città, che cosa Bing oggi mangerà? E che cosa c'è per pranzo? Sì! Stiamo facendo la pasta facile facile! Oh, sì! È la mia preferita! Che cosa si fa la pasta facile facile? Pasta facile facile, Bing! È pasta con piselli e carote ed è buonissima! Ok, iniziamo con le carote. Ora i piselli. Perfetto. E ora la pasta. Pasta facile, facile. È vero. È buonissima. Molto bravo, piccolo Bing. Mmm!
Il pranzo è una cosa da Bing. Oh. I nostri ghiaccioli! Che è successo, Flop? Oh. Non c'è più niente. Sì, si sono sciolti, Bing. I ghiaccioli devono stare in un posto freddo. Mentre noi aiutavamo Froggy, il sole ha sciolto i ghiaccioli. Volevo tanto il mio ghiacciolo. Lo so, anch'io volevo il mio. Possiamo prendere un altro ghiacciolo? Oh, non credo proprio, Bing. Gilly è andata via. Vediamo che cosa abbiamo in casa. Che ne dici di questi lamponi succosi? Oh, mi piacciono i lamponi, però non sono ghiacciati, Flo. Beh, ma abbiamo del ghiaccio, Bing. E i lamponi? Flop, possiamo mischiarli insieme. Ottima idea. Frulli! Frulli, il frullatore, fa dei frullati straordinari. Fa dei frullati straordinari. Straordinari. I lamponi? Sì. Oh, molto bene. Gnam gnam gnam, il ghiaccio ora, Flop. Ecco. Oh, diamo velocità massima. Meglio a bassa velocità, Bing. Ok. Pronti? Vai! Ghiaccio lamponi. Gnam. Beh, sembra proprio ghiacciato e fruttato. Oh, una granita di lampone. Gnam gnam gnam. Esattamente. Una granita di lampone per te e una per me. Oh, gnam. Posso andare a berla fuori in piscina, Flop? Buona idea, Bing. Frulli! Frulli, il frullatore, fa dei frullati straordinari. Pronto? Sì. Uno! Straordinari. Due. Oh, gnam gnam gnam. Tre. Questo qua va dentro. Quattro. Di questi lamponi succosi? Mi piace. Cinque. Oh, molto bene. Ora va meglio. Gnam gnam gnam, il ghiaccio ora, Flop. Ma abbiamo del ghiaccio, Bing. Facciamolo di nuovo. Una. Possiamo mischiarli insieme. Ottima idea. Due. Ghiaccio lamponi. Gnam. Tre. Beh, sembra proprio ghiacciato e fruttato. Quattro. Cinque. Finito! Ok? Sei pronto? Certo! Pronti? Vai! Oh, gnam gnam gnam. Grazie, Gilly. Di niente. Bene, Popsy, abbiamo finito. Ci vediamo presto. Sicuro. Grazie, Gilly. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Popsy. Ciao, Bing. Ciao. Ciao, Flop. Ciao, ciao, Popsy. Oh, Bing. Oh, il mio gelato. Oh, no. Puoi raccoglierlo, Flop? Oh, non posso, Bing. È tutto sporco di terra ora. Guarda. Oh, mi dispiace. Ora Gilly se n'è andata e io volevo tanto il mio gelato. Era così appetitoso. Ah. E ora è tutto sporco. Andiamo. Bing, puoi tenermi questo, per favore? Gocciola tutto, Flop. Oh, dovresti leccarlo allora. Non ho più il mio gelato e Gilly se n'è andata e non ho più niente. Beh, hai ancora il tuo cono e anche uno squisito spiedino di frutta. Ma questo è tuo, Flop. Ti va di mangiarlo con me, Bing? Quale pezzo preferisci? Mi piacerebbe la banana. Ok, ecco. Un po' di banana. Banana.
Che ne dici di un po' di melone? È buono? Molto. Grazie, Flop. Mi dai l'ananas? Mi piace molto. Certo, tieni. È proprio un bel cono di frutta adesso. Buono. Buono. Oh, Bing. Beh, hai ancora il tuo cono. E anche uno squisito spiedino di frutta. Cadere il gelato. È una cosa da Bing. Io adoro i coni di frutta. Noi volevamo solo che Suola vedesse il suo lampone, Flop. Ma la torta è scivolata giù. E purtroppo si è tutta rotta. Stanno venendo tutti qui per la mia festa con torta. Ma non si può mangiare una torta rotta. No, non si può, Bing. Chi dice che non si può mangiare una torta rotta? Secondo te, come deve essere una torta? Beh, squisiliziosa. Sì. Ecco, squisita e deliziosa. Ora, l'avete assaggiata? No. Penso che l'assaggerò, se non vi dispiace. È squisita, Bing! Che ne dici? È davvero squisiliziosa. Guarda, Sola, ho appena trovato il tuo lampone. Oh, grazie, Bing! Tieni. Adesso è una torta pasticcio. Torta pasticcio per tutti quanti! Sì! Metto la torta nei piatti e voi andate a lavarvi quelle mani appiccicose. Sì! Sta venendo via. È appiccicoso. Eccoli, sono arrivati. Svelta, Sola, sono arrivati tutti. Oh, presto. Tieni, questa è la mia carota. Ok. Banana per il piccolo Charlie. Ciao, Coco. Kiwi per Pan. Oh, perfetto. Ciao a tutti. Ciao, Coco. Ho fatto la torta pasticcio. Oh, la torta pasticcio, grandioso. Ha un aspetto delizioso. Chi vuole la torta pasticcio? Io voglio. Torta pasticcio per tutti. Certo. Che buona. La torta! Daremo una festa con torta! Oh, la borraccia schiaccia! Sì, buona! Oh, ecco, prendi! Che ne dici di decorarla con la frutta? A Sola piacciono i lamponi! Allora, kiwi per Pando! Uva per Coco, banana per Charlie, carota, la carota è la mia preferita, a te cosa piace? A me piacciono i mirtilli, uno per Amma, uno per Budget, lo sai, piacciono anche a loro. Sembra squisiliziosa. Ma dove sono tutte le stelle? E la grande, grande luna? Non è ancora abbastanza buio per le stelle. Oh. E la luna non è ancora sorta. Bing, sono io! Sula! Ciao, Sula. Bing! Ciao, Flo! Ciao! Come stanno i miei coraggiosi campeggiatori? Io sono venuta già in pigiama. Ho portato il sacco a pelo, la mia torcia delle fate e Ippoti e il mio grande libro delle stelle! Ah, sì! Ma le stelle non ci sono ancora! E non c'è nemmeno la grande, grande luna! Oh. Beh, campeggerete in giardino per tutta la notte! Sì! E vedrete quando spunteranno! Stanotte dormiremo in tenda! Non è vero, Flop? Esatto, Bing! Ma la tenda non c'è! Certo che c'è! Guarda! Oh. Allora, Bing, Sula e Amma, pronti? Sì! Flop, pronto? Sì! È proprio una tenda! E qui dentro c'è uno spuntino notturno speciale per voi, allegri Grazie. Campeggiatori! Sono stelle e lune, Bing! Guarda! Un panino a stella! Grazie, Amma! Mi diverte fare i panini! Anche tu hai una torcia delle fate, Bing! Oh, sì. Non in faccia!